Adesso Lorenzo, l'abbiamo annunciato all'inizio, è arrivato il momento di presentare il nuovo coro della settimana. Sì, siamo andati fino a Capistrello, Federico, insieme al nostro Paolo Bernabei, che ringrazio ancora, a trovare il coro Agorà 81, questa associazione fatta di tanti ragazzi, tanti giovani. Ti dico subito, il direttivo è formato solo dai ragazzi, perché diciamo così, quelli un po' più adulti hanno deciso di coinvolgere i loro colleghi coristi per portare avanti questa bellissima tradizione. La presidente è giovanissima, avrà 23-24 anni, il direttivo bene o male si aggira all'incirca sulla stessa fascia di età, e c'è tanto entusiasmo e c'è stata soprattutto tanta commozione da parte della presidente quando ovviamente si è sentita un po' sulle spalle la responsabilità di portare avanti questo progetto culturale, questo progetto legato alla socialità e soprattutto all'evidenza del territorio di Capistrello. Una bella settimana davvero, e ci sono anche tanti bambini a fare da cornice a questa settimana dedicata ai cori, perché loro poi tra qualche anno dovranno, non dico prendere il posto della presidente, ma cominciare a cantare sul serio per aumentare ancora di più il valore di questa associazione, che ricordo è Agora 81. Allora Lorenzo, hai creato grandissima curiosità da parte mia, ma sicuramente anche degli amici telespettatori, quindi andiamo subito a guardare questa prima puntata. Amiche ed amici di pomeriggio, ci siamo Paolo, un'altra siamo, tappa con i nostri cori. Una delle ultime. Vabbè, non lo diciamo, poi insomma teniamo la giusta suspense prima della chiusura definitiva. Un po' di chilometri perché siamo in Piana Marsica, in quel di Capistrello. Piana Marsica, sì, siamo nel paese di Capistrello, non lo definiamo un borgo perché insomma un grande paese a 738 metri di altitudine. Niente, vediamo il coro che si prepara dietro di noi, il coro Agora 81. Io mi ricordo che incontrai questo gruppo in una trasmissione televisiva nell'82, me li ricordo con una canzone capistrellana che mi è rimasta impressa veramente.
E li ho ritrovati dopo tanti anni e devo dire sorpresissimo di come li ho trovati, perché è un coro di tutti i giovani, andiamo dai 9 anni fino al massimo 60. Questa è la notizia più bella, forse. La notizia più bella, vediamo tutti i giovani che si sono appassionati al folklore, che hanno fatto ricerca e che io li ho incontrati prima. Con l'entusiasmo, vedi che c'è un direttivo tutti i giovani, la presidentessa Eleonora, che saluto, mi ha accolto con un sorriso tutto entusiasta di fare questa cosa, cioè mi sono meravigliato, perché diciamolo francamente, l'abbiamo visto anche nelle trasmissioni precedenti, non è che ai gruppi che fanno, ripetiamo, aggregazione eccetera eccetera, che si affacciano molti giovani, insomma. Invece qui ho ritrovato diciamo una pagina diversa, sembra per me quasi un sogno. Li andiamo ad ascoltare, Agora 81, sicuramente ci stupiranno. Assolutamente sì, assolutamente sì. A proposito di età e di giovani, allora il più giovane ha 3 anni, quello più anziano, tra virgolette, ne ha 58, quindi vuol dire che nel mezzo... Ma insomma c'è tanta gioventù e noi siamo contenti, perché l'appello che abbiamo fatto è sempre quello, ricambio generazionale per tramandare le tradizioni. Mi hanno detto che stanno organizzando una rassegna qui a Capistrello e ho visto negli occhi di questi ragazzi proprio l'entusiasmo di organizzare una rassegna, anzi voglio lanciare un appello pubblico all'amministrazione e quanti altri possono dare un contributo, perché veramente se lo meritano. E poi ecco, fare una rassegna corale in un paese così non è molto semplice. Assolutamente. Non è molto semplice, infatti voglio veramente diciamo ringraziare questa ragazza, che questi ragazzi che mantengono vivo il folklore e che si danno tanto da fare. Assolutamente. Allora basta chiacchiere, partiamo con la musica, ma soprattutto partiamo con i canti del coro Agora 81 qui di Capistrello, e vi lascio alle immagini di Mario Giacchetta e Maurizio Miglione. E allora, dopo il primo step di coro qui a Capistrello, il piacere di essere stati accolti da Eleonora Di Giacomo, presidentessa dell'associazione Agora 81, giovanissima e giovane anche sotto l'aspetto della carica ottenuta, perché sì, è davvero freschissima Eleonora. Esatto, sono stata eletta qualche mese fa insieme ad un direttivo composto interamente da giovani. Siamo ragazzi che vanno dai 18 ai 28 anni
E abbiamo deciso tutti insieme di ricoprire questo importante ruolo per noi, che è quello del direttivo, nonostante la scuola, nonostante l'università, nonostante il lavoro anche a chilometri di distanza. E ti chiedo perché, vi chiedo perché avete scelto di caricarvi, insomma, di un impegno importante, lo possiamo dire? Forse la cosa che ci ha fatto scegliere di diventare direttivo del Coro Agora 81 è il senso di fratellanza e di comunione che abbiamo sentito sin dal primo giorno. E abbiamo condiviso tutto dal primo all'ultimo componente del coro, quindi dalle lauree alle nascite, ai semplici compleanni, ai matrimoni e purtroppo non solo. E quello che mi riempie il cuore di gioia è che tutti noi, il direttivo e tutti i coristi, possiamo definire il coro una nostra seconda grande famiglia. Soprattutto perché, come dicevi tu, siete partiti sin da piccolissimi, esatto, con questo coro. E secondo me c'è anche la volontà, la voglia legata a una passione che secondo me non deve mai finire, portare avanti le tradizioni, il classico ricambio generazionale. Vi faccio i complimenti perché è raro, siete davvero, anzi unici più che rari, nel aver trovato all'interno del gruppo tanti ragazzi, non solo cantanti, non solo coristi, ma anche appunto nel direttivo, perché poi la parte burocratica, esatto, spesso fa la differenza, esatto, anche in negativo, che è anche molto difficile, ecco, seguirla sotto questo punto di vista. E sì, anche il fisarmonicista è un ragazzo e siamo dal coro dal momento della nascita, quindi personalmente ho 23 anni, sono 23 anni che faccio parte del coro, così come ad esempio mia sorella o i miei cugini, perché poi siamo tutte famiglie. E è una vita che ci lega al coro, infatti non esiste un ricordo in particolare del coro, perché dovremmo parlare di una vita intera. Certo, a proposito di ricordi, c'è un aneddoto particolare che però ti è rimasto impresso nella mente, forse non so, il primo giorno, un evento, un festival appunto specifico dove Agora 81, passami il termine, ha fatto un po' la differenza artisticamente parlando, anche all'interno del vostro bagaglio personale, tornando appunto da un viaggio, da un'esibizione, qualcosa vi ha segnato, vi è rimasto dentro? Sì, a livello di gruppo abbiamo partecipato a tantissime manifestazioni sia in Italia che all'estero, e negli ultimi anni abbiamo partecipato più di una volta a delle manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, e proprio in questa sede il coro, grazie ai cuochi, in particolare a Sonia, che poi è mia madre, a Patrizio, a Luciana, abbiamo vinto i premi per il miglior piatto preparato. Si sono sfidate quindi tutte le regioni e il nostro Abruzzo ha vinto con il nostro coro. Ma questo è un premio importante, non dico quello più importante, però ovviamente la nostra trasmissione, oltre ad evidenziare la bontà artistica e culturale dei cori, mette in evidenza anche con delle cartoline lo spaccato, no, del paese, del borgo. Così abbiamo fatto, e a tutto ciò si lega anche appunto l'enogastronomia, perché noi siamo, esatto, leader, lo possiamo dire, e tu, esatto, ce l'hai confermato. Ritorni a casa là, ah,
visto che sei giovanissima, a te lascio l'appello più importante, quello ai giovani non solo di Capistrello ma di tutta l'Abruzzo, affinché possano trovare lo stimolo giusto per entrare a far parte di un'associazione del genere. Esatto, questa è la cosa più bella che al giorno d'oggi un giovane può fare, quello di portare avanti le tradizioni. Non bisogna vergognarsi di portare indosso un vestito come quello che porto io, perché è il vestito che indossavano i nostri nonni, che indossavano i nostri bisnonni. Sono le tradizioni, il dialetto presente nelle canzoni, oppure le piccole scene che noi vi faremo vedere, dei balli, delle scenette in cui un uomo prova a corteggiare una donna e la maggior parte delle volte non ci riesce. Le tradizioni, i costumi, gli usi, è la cosa più bella che possa esserci, quindi speriamo che i giovani come noi, come me, come il direttivo, riescano a portare avanti le tradizioni del proprio paese e della propria terra. Allora, mi hai dato lo stimolo perché sei giovane e perché hai parlato di scenette e di corteggiamenti. Eleonora Di Giacomo, la presidentessa, ha trovato già il suo fidanzato all'interno del gruppo? Non all'interno del gruppo, ma ce l'ho portato. Benissimo, allora hai fatto il tuo dovere, da presidentessa. Ti ringraziamo, ci diamo del tu, vista la tua giovane età soprattutto. Certo, Eleonora Di Giacomo ci ha raccontato tante cose belle, si è anche emozionata, lo possiamo dire, abbiamo dovuto un attimo stoppare, no? La registrazione, il nostro Mario Giacchetta, per far riprendere un po' di fiato alla stessa Eleonora, che giustamente si è emozionata nel raccontare il suo percorso, che è partito da zero anni, insomma dal primo giorno fa parte di vita, fa parte del coro Agora 81. E allora, a proposito di Agora 81, torniamo in chiesa, la chiesa di Sant'Antonio di Padova qui a Capistrello, per ascoltare altri pezzi, poi ovviamente altre curiosità e altri ospiti di fronte alle telecamere di Mario Giacchetta. A dopo.